prossimi ospiti. Allora, lui è stato 18 volte campione del mondo, ha mantenuto il fiato, diciamo, per 18 minuti ed è arrivato a 160 metri di profondità. Signore e signori, al Kilimangiaro, Gianluca Genoni! Ciao Gianluca, ciao, benvenuto! Camilla. Grazie, niente, grazie mille. Io, nonostante i tacchi, abbiamo questa... come si sta lassù, l'aria è più rarefatta? Bene, no, tutto a posto. Molto bene. Allora, invece, lei è un'amica del Kilimangiaro, 16 volte campionessa del mondo, è appena tornata, tra l'altro, adesso da Curaçao con l'ultimo record, è la donna più profonda del mondo, Alessia Zecchini! Guardate la bellezza, la bellezza! Ciao Alessia, bentornata nel tuo caso. Allora, con loro due siamo pronti per parlare di profondità e non solo. Adesso però il Kilimangiaro vi porta in una di quelle zone dell'Asia poco battute, diciamo. Avete presente quegli stati che finiscono tutti in Stan? Certo. Che poi, tra l'altro, in russo vuol dire stato, no? Luogo, ecco. Quindi guardiamo nella geoloc dove vi portiamo. Cosa? Non vuol dire luogo, Stan? Terra, terra, terra. Cristoforo Gorna è arrivato subito a cazziarmi perché lui è preciso. Allora, vi portiamo in Kirghizistan. Spero di averlo detto giusto, difficilissimo. Tra poco, loro due. Adesso partiamo. Allora, questa domenica li abbiamo già visti prima. Abbiamo qua in studio due giganti dell'apnea, direi mondiale, e hanno stabilito qualsiasi tipo di record, quindi adesso andiamo a conoscerli un po' meglio. Ridò il benvenuto a Gianluca Genoni e Alessia Zecchini. Grazie. Allora, adesso devo leggere dalla mia cue card, perché i numeri sono tanti, perché Alessia quest'anno ha deciso di vincerli tutti, così una volta per non ci si sbaglia. Allora, meno 113 metri in assetto costante con monopinna, record frantumato da te. Meno 73 metri assetto costante senza attrezzi, altro record asfaltato sempre dalla nostra Alessia. E l'ultimo, una settimana fa, e mi sei appena tornata da Curaçao, meno 100 metri in free immersion. Ma il record che ti ha dato più soddisfazione, Alessia? Beh, sicuramente quest'ultimo 100 metri in free immersion, di essere la prima donna che è riuscita a raggiungere questa tripla cifra in questa disciplina, che è la, per me è molto affascinante perché è la più lenta e è l'unica disciplina in cui è possibile tirarci dalla cima guida davanti a noi. Quindi questo è, vuol dire free immersion, quello, sì, che tu mi stai raccontando. Quindi ti tiri... Ci possiamo tirare perché appunto non abbiamo attrezzi, ma a differenza dei senza attrezzi che dobbiamo, che non ci è permesso toccare la cima, qui ci possiamo tirare e il tuffo più o meno dura sui 4 minuti e 20. Ecco, senti, io sto guardando queste immagini in cui tu ti stai proprio tirando a braccio verso, che poi noi le vediamo dall'altra parte, giusto? Cioè tu in realtà stai scendendo. Sì, in realtà sto qua scendendo. Sembra che stai salendo, ma in realtà ovviamente Alessia sta scendendo. La cosa interessante di questo filmato che io ho visto è che a un certo punto finiscono le immagini, perché? Perché mi hanno raccontato che l'operatore a un certo punto, anche lui Porello in apnea, non gliela faceva più e se n'è andato, è tornato su e lei ha continuato a scendere. Eccolo, abbiamo visto la pinna, quella pinna era, ecco, guardate, è l'operatore che risale, cioè ciao, se becchiamo dopo. E tu hai continuato a scendere? Sì, io ho continuato. E hai stabilito il record? Ho stabilito il record. No, in genere, ad esempio nel mondiale abbiamo un drone che ci segue, così possiamo filmare tutta l'immersione. Qui è stato veramente un peccato, perché è veramente stato uno dei tuffi più belli, perché mentre scendevo dai 60 metri in poi si poteva ammirare tutto un reef che scendeva fino a 130 metri. È veramente uno scenario spettacolare. Ti credo sulla parola, Alessia, ecco, posso dire questo. Senti Gianluca, abbiamo visto, e anche la faccia di Alessia che ce lo racconta, sembra la cosa più beata, più bella, ma anche la cosa più facile. Cioè lei viene molto naturale, devo dire anche a te, con i record, sì, che hai stabiliti. Sembrate due che, insomma, cosa fa? Ma niente, vado un attimo giù a 160 e torno, no? Scendo a comprare le sigarette, ecco. Beh, lo fate sembrare tutto molto semplice, ma quanto in realtà è difficile quello che fate? È molto difficile, richiede mesi, anni di preparazione. E un po' anche quando facevo il record io, la gente dava per scontato il risultato, cioè il record. E invece da un lato ti fa piacere questo, perché vedi la fiducia degli amici, di chi ti sta attorno. Dall'altro però tu non sei così sicuro, perché il giorno della prova, al di là del tuo, ci sono anche tutte le condizioni del mare, le correnti,
mille variabili e quindi non è così scontato e così sicuro. E in effetti quello che facevo io anni fa, quello che fa Alessi adesso, è un po' la prerogativa di quelli molto capaci nella disciplina. Cioè in tutti gli sport, se uno vede correre, non so, Usain Bolt o Michael Phelps quando nuota, non è che fa la gara con dei dopolavoristi, eppure la superiorità è enorme. E la differenza che c'è tra un atleta forte e un campione è proprio questo, far sembrare semplice quello che per gli altri forti è complicato. Ecco, allora, dato che tu hai la testa di un campione, sei sceso, il tuo record più profondo, diciamo, è stato 160 metri. Sì, sono anche tornato. Sei anche tornato, esatto. No, ma l'ho detto anche prima, cioè tu pensa, tu hai tenuto il fiato, diciamo, in 18 minuti, no? Ecco, devo dire, e sei ancora vivo, cioè, perché questo è da dire. Sì. Perché, no. Allora, spero anche senza grossi danni. No, direi di no. 160 metri sotto, cioè tu hai 160 metri di acqua sopra la testa. Cosa pensi quando sei lì sotto? Ma così fondo io penso a risalire il più velocemente possibile. A profondità minori, quindi fino a 50 metri, 60 metri vado sott'acqua e guardo quello che mi sta attorno, quindi conformazione dei fondali, il reef, piuttosto che pesci, quello che c'è sott'acqua. Da 50 fino a 120 metri è una discesa, un'immersione molto più, un esercizio introspettivo, cioè ascolti le tue emozioni, le tue sensazioni, questi colori che svaniscono, il corpo che perde peso, è molto bello, è molto emozionante. Oltre i 120-130 metri diventa molto più complicato, tecnico, e sinceramente tutti gli apneisti che scendono più fondi di queste quote hanno quello che si chiama un po' un problema di narcosi, quindi non sei più lucidissimo e io quando arrivo sul fondo cerco di risalire il più velocemente possibile. No, anche perché per rendere un attimo idea a chi ci sta seguendo, 160 metri sono circa un palazzo di 45 piani. Quindi se abitate al terzo, guardate fuori e calcolate 42 sopra di voi. Perché così è molto chiaro, è molto pragmatica la cosa. Alessia, ma è vero che tu mi eri una fan di Gianluca? Cioè, avevi il poster in camera? Sì, avevo il poster. Quando avevo 14 anni mi aveva lasciato l'autografo. All'Eudi, alla Fiera a Roma. Capito, sì. Noi avevamo il poster dei Duran Duran e lei ognuno, aveva il tuo poster. Ognuno ha i modelli che si merita, lei aveva me. E come ti fa sentire questa cosa? Un gran figo, dai Gianluca, dillo. No. No, mi fa molto piacere, anche perché da un lato mi fa molto piacere, però vuol dire che sono un po' in là con gli anni rispetto a lei, quindi... Ah, un semplicemente paio, più due, giovane, tre. Tu hai più esperienza. Io sono molto più esperto di lei. Ecco. E quindi adesso lei farà il poster a me. E sei talmente più esperto di lei che tu, giustamente prima dicevi, a delle profondità si ascolta il proprio corpo, le proprie emozioni. E Alessia ha dichiarato che per lei l'apnea vuol dire conoscere, no? Tu hai detto, hai dichiarato, io quando vado giù, quando sono molto in profondità, conosco me stessa, mi aiuto. Detto questo, mi viene da dire... Ma una bella seduta di psicanalisi non era meno pericolosa? Scherzo, ovviamente. Meno emozionante. No? No, però lo sentiamo dire spesso questo, no? Ai ragazzi, insomma, ai campioni che vengono a trovarci, anche scalatori, alpinisti, cioè gente che fa sport estremi, grandi, molto avventurosi, spesso ci dice che le condizioni estreme li mettono a contatto con loro stesso, con le proprie paure, con i propri demoni e anche col proprio, con la propria anima. Certo, io quello che penso è che veramente tutto il mio percorso nell'apnea mi abbia aiutato a conoscermi, a capire, a controllare il mio corpo. Cioè, veramente credo che noi abitiamo in una macchina perfetta che dobbiamo soltanto imparare a conoscerla e che è governata dalla nostra mente, che è qualcosa di potentissimo e possiamo noi controllare la nostra mente, non il contrario. Perciò possiamo mantenere un ritmo cardiaco basso, possiamo... prima di una performance essere tranquilli e rilassati per gestire al massimo e con la piena concentrazione ciò che stiamo facendo. E questo ovviamente poi lo rapporti alla vita di tutti i giorni, se succede un qualunque cosa riesci a avere il sangue freddo e a gestire la situazione per avere il massimo risultato e essere felice. No, anche perché ti vedevo adesso in apnea e in una grotta, che credo che siano le due cose che più mi darebbero ansia, no? Cioè, ecco, al buio, in una grotta, sott'acqua, senza poter respirare. Io ti vorrei sempre di fianco a me in aereo, perché secondo me riusciresti a tenermi calma sempre comunque. Ecco. Io ho paura dell'aereo. No, adesso non è un'intervista al contrario, no? Io l'ho sempre dichiarato, adesso va meglio, grazie. No, io ho paura. Ah, tu hai paura? Io ho paura dell'aereo. Ah, pensavo... io ho paura... Anche tu? E non riesci col tuo controllo, self-control? Sì, allora, sì, fino a che non arrivano le prime turbulenze. Cioè, vabbè, non parliamo di questo adesso, okay. Che stasera dobbiamo volare. Ascolta, ma no, invece volevo chiedere a te un'altra cosa. Ecco, sì.
Com'è cambiata la mia... Se è cambiata, cioè tu prima dicevi sono ragazzi, no? Però è vero che di fatto sono cambiate generazioni da quando tu, tra l'altro tu fai apnea dagli anni 90, il tuo primo record è stato nel 96, quindi sono passati diversi anni. Sì. È cambiato qualcosa, a parte che oggi si fanno la ceretta e tu non te la facevi, gli uomini, dico? No, l'abbiamo detto prima, lo diciamo, sono piccole... Sì. Sono dettagli. Piccoli gossip, ecco, a parte la ceretta. Sì, scusami, non ho dimenticato la domanda. Ma sì, è cambiato completamente a partire dalle profondità che si raggiungono. Io ho fatto il primo record in questa specialità che si chiama assetto variabile. Ho fatto 106 metri di profondità e sembrava una profondità incredibile, una profondità difficile da superare. Nel corso degli anni poi mi sono migliorato 18 volte, sono andato fino a 160 metri. E quello che è cambiato, al di là della profondità, è il numero degli atleti che raggiungono, certo, profondità di un certo tipo. Quando ho iniziato io, gli atleti di alti livelli erano veramente pochi, erano 3-4 apneisti così forti. Adesso è un movimento che è cresciuto tantissimo e come tutti gli sport che crescono così tanto, aumentano anche gli atleti forti. Quindi... Tu hai menzionato l'assetto variabile. Sì. Lei prima ci ha spiegato free immersion. Due parole? Assetto variabile vuol dire che scendi con la zavorra del peso massimo di 30 kg, l'abbandoni sul fondo e risali con le tue forze, quindi pinneggiando, tirandosi o tirandoti lungo un cavo, come vedete adesso nelle immagini. E così sono sceso fino a 141 metri in meno di 4 minuti. E queste profondità sono cresciute così tanto, tanti apneisti riescono a farle, vuol dire che da una parte che il limite è molto lontano ancora, certo, in certe discipline. E che è un movimento che continua a crescere. Quando ho iniziato io non esistevano competizioni come quella che ho appena fatto Alessia, ma ci sono dei tentativi di record veri e propri organizzati per un atleta. Adesso ci sono queste competizioni alla quali competono decine di atleti e si misurano tra di loro. E però tu dici, io non faccio più record a una certa età, però adesso tu ti occupi di... No, a una certa età l'ho detto io, sì, ho sintetizzato, dai, vabbè, insomma. Però di base tu non fai più, ma fai qualcosa di altrettanto importante, cioè educhi e cerchi giustamente di sensibilizzare per riuscire a proteggere il mare. Cioè, se non erro, anche un bellissimo contributo, ecco. Sì, a me piace proprio questa attività di promuovere la mia disciplina, la mia passione, di avvicinare persone, soprattutto giovani, al mare. E è un lavoro che mi impegna molto e anche perché si avvicina una persona, la persona si innamora, questa persona lo rispetta anche il mare. Certo. Credo che il modo migliore per far rispettare gli oceani o il mare è proprio quello di avere persone appassionate. E quindi da ormai più di 10 anni mi dedico a campagne per sensibilizzare le persone verso l'ambiente, il mare, le plastiche. Ora in questi anni sembra quasi che se non si parla di microplastico, di plastica, non ha più senso parlare di mare. Invece ci sono ancora tante bellezze da scoprire. Moltissime. E allora voglio chiedere ad Alessia, rispetto alle bellezze da scoprire, ti sei immersa Bahamas, Honduras, Sri Lanka, insomma, in tutto il mondo c'è un pezzo di mare per te preferito, diciamo? Vabbè, diciamo il Mar Rosso ci vado spesso, però i Caraibi per immergersi sono qualcosa di speciale, perché il blu che c'è lì è un blu veramente che ti avvolge, è stupendo. Allora ragazzi, io vi ringrazio moltissimo per essere venuti a raccontarci le profondità del mare e le vostre esperienze. Ci si becca poi dopo in aereo io e te. Se vuoi viaggiare con noi per tranquillizzarci, io sono più che contenta, cara Alessia. Allora ringrazio ovviamente Alessia Zecchini e Gianluca Gemoni per essere rimasti con noi. Noi adesso seguiamo altri due viaggiatori che viaggiano insieme.